Amici sportivi di Odeon, benvenuti da Floriano Moboni al nono appuntamento settimanale di Blu Sport, il magazine televisivo di Odeon, tutto dedicato ai grandi eventi sportivi dell'anno. Questa nona puntata delle 32 previste per la 13ª edizione di Blu Sport è tutta dedicata alla motonautica, ma una motonautica speciale. Parleremo infatti della 68ª edizione del ride motonautico più lungo al mondo, la mitica Pavia Venezia, 400 km, una gara in linea da Pavia lungo il fiume Ticino, poi sul Po sino alla Laguna Veneta. Una storia nata nel lontano 1929, una gara che è storia della motonautica. Puntata speciale quindi dedicata a questa gara, giunta alla sua 68ª edizione. Siamo a Pavia, questa è la sede dell'associazione Motonautica Pavia che organizza questo evento per la sua 68ª edizione. Un plauso al comitato organizzatore, al presidente Enrico Beltramelli, al vicepresidente Angelo Poma, perché ci hanno fornito poi delle immagini storiche che andremo a vedere. Un grazie va anche agli sponsor che supportano questo grande evento che ha dei costi altissimi: a Lubi, la Banca Popolare Commercio ed Industria, la pasticceria Vigoni, e a due grandi aziende di Pavia come la pellicceria Annabella e Riso Scotti, che supportano questo grande evento. Al via possono partecipare tutte le classi da circuito della FIM con cilindrata superiore a 400 cm cubici, tutte le categorie e le classi Endurance, Gruppo B, Offshore, Classe 3, scafi da turismo con velocità di crociera 60 km orari e le moto d'acqua, sia jet ski che runabout. Abbiamo detto in presentazione delle immagini storiche, e queste sono immagini addirittura della prima edizione, lontano 1929. Vinse Ettore Negri, che chiuse a 36.670 km/h di media in 11 ore e 26. Questo è il famoso ponte vecchio di Pavia, che poi venne abbattuto nella seconda guerra mondiale e ricostruito integralmente. Queste sono immagini storiche. Vennero fatte le prime 11 edizioni dal 29 sino al 39, poi ci fu l'interruzione per la seconda guerra mondiale. Qui vinsero in quegli anni, ecco, queste sono proprio le immagini dell'Istituto Luce, il controllo verso Cremona, perché dopo Pavia si passa Piacenza, Cremona, poi Boretto Po fino ad arrivare a Volta Grimane, poi nella Laguna Veneta. Vinse nel 31, nel 32 Serafino Riva, poi vinse Teo di Montelera nel 1930, e proprio una volta si arrivava proprio a Venezia, proprio davanti a Canal Grande, davanti a Piazza San Marco. Questo fino a qualche anno fa, ora si arriva nella Laguna Veneta. Guardate queste immagini storiche, e ora vedremo anche delle barche eccezionali, vedremo anche i famosi idroscivolanti con cui appunto vinse il Conte Mazzotti e vinse il Conte Rossi di Teo di Montelera, con un idroscivolante inquadrato in questo momento, questa barca sicuramente avveniristica per i tempi. Dopo la guerra, la 12ª edizione venne disputata nel lontano 1952, ed ora andiamo a sentire proprio i servizi in originali dell'Istituto Luce, grazie al comitato organizzatore che ci ha fornito queste immagini storiche d'archivio bellissime. Un applauso quindi al presidente Enrico Beltramelli. È la risurrezione dopo 12 anni della Pavia Venezia, ed è anche la sua 12ª edizione. Ma passarsi di una bandiera e l'avventura è cominciata. Sabbie e secche, malgrado le eccellenti segnalazioni, hanno costretto qualche concorrente ad abbandonare la partita. Dove la distesa del fiume è dolce e unita, i motonauti vi portano la burrasca della loro velocità. Una luce più cerula, l'annuncio della laguna, il bacino di San Marco, San Giorgio Maggiore, l'imbocco del Canal Grande. Primi a 68 di media i fratelli Toselli. Gli altri hanno capito la gara, li rivedremo nel 53. È mancato il grosso spettacolo degli entrobordo più veloci a questo 16° red da Pavia Venezia. I cannoni sono quasi tutti scomparsi, ritirandosi lungo il percorso. E chi è riuscito ad arrivare al traguardo era in fortissimo ritardo sugli altri mezzi meno potenti. Neanche le chiuse vorticose rallentano la velocità sul Po, quest'anno più generoso d'acqua che non in precedenza. La selezione è stata assai severa e si può dire che solo i migliori e i più preparati hanno potuto arrivare alla meta. Vincitori assoluti sono stati Coitre e Atticchio, a quasi 77 di media. Fiori per Silvia Baldini, unica donna pilota in gara.
immagini bellissime che sono la storia della motonautica. Anno dopo anno aumenta il fascino di questa gara. Negli anni 70 si raggiunge il record di partecipanti: 140 nel 1969, 135 nel 72, 145 nel 1973. Nomi importanti parteciparono a questo evento, fra gli altri li ricordiamo: Casanova, Brunelli, Renato Molinari, Colnaghi, Luri, vincitori. Poi negli anni 80 furono gli anni di questo signore, il conte padovano Antonio Petrobelli, che vinse ben 8 volte la mitica Pavia Venezia. Petrobelli che proprio scomparse nel 94 proprio preparandosi per la Pavia Venezia. Si arrivava a quei tempi ancora a Venezia, parteciparono grandi nomi dell'imprenditoria, lo ricordiamo: Alessandro Benetton, Andrea Bonomi, Clere Gazzoni, nomi importanti della motonautica, nomi importanti dell'imprenditoria, aumentava il fascino. Poi arriviamo agli anni 2000, fu la grande sfida di battere il record di 200 km orari. Questo è Fabio Buzzi che costruì questo trimarano unico per edizione 2005. Fabio Buzzi ha partecipato ben 38 volte alla Pavia Venezia, l'ha vinta 2 volte nel 2002, nel 2004, nel 2005 fa questo mezzo, guardate cosa succede: a 230 km orari ara su una secca del fiume. Poi questi sono gli inconvenienti di questa bellissima gara e questo è anche il fascino. Andiamo quindi all'edizione 2011, 68esima edizione, quindi grande sfida, dicevamo, fra Buzzi e Dino Zantelli, che è ancora presente. Zantelli ha vinto 7 volte, ma racconteremo della storia di questo grande atleta nel corso di questa telecronaca. Ora invece andiamo a parlare con gli organizzatori, sforzi organizzativi importanti. Iniziamo con il presidente Enrico Beltramelli, Associazione Motonautica Pavia. Presidente, cosa vuol dire la Pavia Venezia, il mito della Pavia Venezia? Pavia Venezia è un po' la storia anche di Pavia, del suo fiume, della motonautica pavese, della nostra società che è nata per organizzare questa corsa, per una scommessa fatta quasi ormai 100 anni fa, 90 anni fa, nel 1929. È stata organizzata da noi, con qualche eccezione di organizzazione, per la MAM milanese. Devo dire che per gli organizzatori e per tutti i partecipanti la gara è assolutamente intatta come era prima, cioè un'avventura lungo il fiume che arriva fino al mare e soprattutto dimostra comunque ai giorni nostri che il fiume è tuttora navigabile. Presidente Borrelli, cosa vuol dire Pavia Venezia? È la storia della motonautica, perché è la gara più lunga del mondo e la gara per i piloti è un fascino indescrivibile. Ecco, uno quando arriva a Venezia e vede San Marco che sorge dalla laguna prova un'emozione indescrivibile. Ecco, io mi ricordo che la prima volta ho fermato l'entrobordo e mi sono messo a piangere, perché la commozione proprio mi saliva dai piedi fino alla testa. È la gara in assoluto più bella del mondo. Io feci la mia prima Pavia Venezia a 16 anni e mezzo con mio povero papà nel lontano 1965 e credo assolutamente che tutti noi dobbiamo darci da fare al che questa gara non muoia assolutamente. Tanta storia in questa Pavia Venezia, guardate alle mie spalle una delle barche più belle di questa 68esima edizione. Riparliamo con il padrone, dottor Crespo, che barca è questa? Allora, la barca è una Vidoli del 1978 che è nata col fuoribordo. Poi Chicco Vidoli, il grande pilota morto 2 anni fa, mi ha montato un entro fuoribordo e abbiamo cominciato a correre con Nicola Mora nella categoria Endurance. È la prima volta che faccio la Pavia Venezia e speriamo di farla nei prossimi anni, ecco. Perché la partecipazione non è molta quest'anno. Ecco, però una bella soddisfazione con una bellissima barca, certo. Complimenti. Sì, sì, grazie, grazie. Speriamo di essere all'altezza della barca, insomma. Partenza quindi da Pavia, bellissime queste interviste, ringraziamo ancora il presidente Enrico Beltramelli, Associazione Motonautica Pavia, e poi il vicepresidente Angelo Poma per le immagini storiche e poi per il supporto tecnico per questa gara. Come vedete, una gara unica, si parte da Pavia, c'è un trasferimento sino al Ponte della Becca, uno dei primi ritiri era il B27, l'imbarcazione di Gigi Abbiati e Claudia Zenkovic, che partecipa anche al campionato italiano Endurance. Questo è il 341, l'imbarcazione di Bardoneschi e Rognoni, che partecipa al campionato Endurance Gruppo B, un Monsters motorizzato Evinrude. Abbiamo detto del primo tratto da Pavia sino al Ponte della Becca. Il Ponte della Becca è la congiunzione fra il Ticino e il fiume, poi e ora inizia il tratto fino all'isola dei
Serafini, che dove sono le conche prima di Cremona, dove appunto poi c'è il travaso a valle. Si passa il ponte della Spezza, il ponte Castel San Giovanni, il guado della via Francigena, via via, passo dopo passo, si passa Piacenza, si passa davanti alla stazione motonautica Piacenza. Questo è il 66, l'imbarcazione di Francesco Umberto Marinoni, è un cantiere Linetti motorizzato Mer Cruise. Chiaramente la partenza è differenziata, in linea al mattino presto le moto d'acqua, poi via via fino alle 10:30 le barche più veloci. Questo lo vedete proprio il passaggio di Piacenza, avete visto sullo sfondo il nuovo ponte sul fiume Po della direttissima Milano-Roma. Peccato, non abbiamo guardato, perché due secondi dopo questa inquadratura io ero a bordo dell'elicottero, è passato un Freccia Rossa, quindi era bellissima l'unione di questo presente e passato, treno e barca. Questo è il momento dei vari sorpassi, chiaramente l'imbarcazione più veloce, Zantelli, che lo ricordiamo è 7 volte vincitore, partito per ultimo. Questa è una moto d'acqua che vanno sul filo dei 110-120 km orari. Le moto d'acqua, oltre a gareggiare per la Piave Venezia, faranno anche 3 tappe del campionato italiano Rentulans: un primo tratto da Pavia sino all'Isola dei Serafini, poi un secondo tratto da Isola Serafini a Boretto Po, poi un terzo tratto da Boretto Po sino a Sermide e poi la chiusura da Sermide sino a Volta Grimana. Sono 380 km proprio sul fiume Po, dal ponte della Becca sino a Volta Grimana, e poi ci sarà il trasferimento nella Laguna Venta. E questo, come abbiamo detto, è il tratto, viene interrotto chiaramente il tratto cronometrato. Ora c'è il passaggio a valle, queste sono le famose conca di Monticelli Dongina, sia l'isola di Serafini, proprio c'è il travaso a valle di questo importante fiume navigabile, che lo ricordiamo è il fiume Po, una delle prime vie d'acqua. Ricordiamo che una volta arrivava da Locarno, si andava fino a Venezia passando per i famosi navigli di Milano, quindi c'è anche un discorso storico di riscoperta di questo via d'acqua importante. Ritorniamo nel momento della gara, un importante applauso va all'equipaggio che abbiamo appena visto. Questo nel frattempo è il 41, l'imbarcazione di Ciro Pavesi, Alberto Cena, un Agnes motorizzato OMC della Borgoforte SD, una delle più importanti associazioni motonautiche italiane. Ma volevamo dare un cenno al numero 15, l'imbarcazione che abbiamo visto prima, perché era un'imbarcazione, pensate, che arriva dalla Spagna, Edoardo Platero e Norberto Maio, un albatro motorizzato Mercury che appunto arriva dalla Spagna. Equipaggi dalla Spagna, equipaggi dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Svizzera, proprio perché questa è una gara internazionale. Ed ecco l'arrivo a Boretto Po, quasi a metà gara, qui viene azzerato il tempo, c'è il rifornimento, entro 30 minuti bisogna ripartire. Arrivano i vari atleti, il 218 Paolo Gregori, Aldo Berinzaghi, abbiamo visto il numero 3, l'equipaggio inglese Stewart McLaren con Stewart Bowles, con un Cougar motorizzato Honda, il numero 35 gli esordienti Matteo Antonelli e Mattia Volpi, e poi presenti per la prima volta anche 3 imbarcazioni con 3 equipaggi di giornalisti. Eccoli qua con barche messe a disposizione dai cantieri austrici Frauscher, importati dai feltrinelli del lago di Garda, che hanno fatto per la prima volta la gara da Cremona sino a Boretto Po. All'esori questa Piave Venezia, siete giunti a Boretto Po, qual è il primo feeling di questa gara? State intervistando i più esordienti degli esordienti in tutti i sensi, siamo gente di mare, è la prima volta che ci buttiamo in questa avventura, siamo riusciti a mettere insieme la barca e per noi abbiamo già vinto una tappa quando ci hanno messo in mare a Pavia. Lì abbiamo già vinto perché siamo riusciti a fare questa Pavia Venezia, che è una manifestazione stupenda e incredibile, spero che continui. E adesso siamo a Boretto Po, quindi la felicità è alle stelle. Continuiamo senza mollare, alla grande ci mettiamo tutta. La giornata è buona, il livello dell'acqua comunque è soddisfacente, e per cui... E non è finita però, siamo a metà. Non è finita, speriamo di arrivare in fondo. Comunque... Dico tutti così nelle interviste, no? Speriamo di arrivare in fondo. È una bella gara. Sì, la gara è bellissima, è la più bella che c'è, dai. La gara continua, lasciamo Boretto Po a bordo dell'elicottero e parliamo con Angelo Poma, direttore di gara di questa grande manifestazione. Angelo, ora cosa ci aspetta? Altri 176 km di percorso fino al punto in cui si ferma il tempo e vedremo qual è il vincitore. Ecco, una gara
che ha delle grandi sensazioni, che dà grandi emozioni. Complimenti per organizzare per la 68esima volta questo grande evento che ha più 80 anni di storia. È una cosa molto bella per me, ce l'ho nell'anima da quando sono nato, perché i miei nonni e i miei zii l'hanno organizzato, l'hanno diretto nel passato, e quindi penso di poter continuare la tradizione di famiglia. Andiamo a vedere, la gara continua. Secondo tratto di questa 68esima edizione della mitica Pavia Venezia. Nella prima parte abbiamo visto il tratto da Pavia sino a Boretto Po, ora le imbarcazioni si avviano nel tratto più lungo, da Boretto Po sino a Volta Grimana, poi c'è il trasferimento nella Laguna Veneta. Noi per voi eravamo a bordo dell'elicottero, sensazioni uniche, incredibili, che cerchiamo di trasferirvi. Ed ora siamo nel tratto più largo del fiume Po, Revere Ponte Lagoscuro. Qui si toccano i 200 km orari, il record infatti è di Fabio Buzzi del 2004, 212 km orari, il record della media invece è di Zantelli con 203 km orari, veramente emozioni da brivido. Qui il fiume Po si allarga, siamo nei tratti veramente tra Borgoforte, San Benedetto Po, Revere, poi fino ad arrivare a Ponte Lagoscuro, e qui proprio c'è la Coppa Montelera, proprio dedicata al tratto più largo. Guardate, belle le immagini del nostro Gianfranco Senese, guardate come largo il fiume Po, non ha piovuto tanto a maggio, però era un buon livello di acqua, le moto d'acqua, quindi un plauso a questi veramente arditi del mare. Questo è il numero 42 inquadrato in questo momento, è Massimo Laudu che arriverà in quarta posizione. Dicevamo del tratto più largo, qui ci sono velocità incredibili, le moto vanno su filo di 115 km orari. In questo tratto il record è di Fabio Buzzi di 212 km e 750 km orari del 2004, l'abbiamo visto nella prima parte, poi nel 2005 costruì un trimarano e qui a 230 km prese una secca. Ed ecco il protagonista degli ultimi anni della Pavia Venezia, il grande rivale di Fabio Buzzi, avete visto Paolo Zantelli, che ha vinto ben 7 volte la Pavia Venezia, la prima edizione nel 98, poi via un record di vittorie, è giunto a 7 e vincerà anche l'ottava. Zantelli ha fatto il record della media, 203 km orari nel 2005, chiuso in 1:44:45. Dino Zantelli quindi vuole l'ottavo sigillo di questa mitica Pavia Venezia, quindi va a pari a un altro mito, l'abbiamo visto nella prima parte, il padovano Antonio Petrobelli, e Dino Zantelli vincerà tranquillamente la Pavia Venezia. Questo è il tratto, l'ultimo tratto, l'arrivo sino a Volta Grimana, qui ci si trasferisce nella Laguna Veneta, qui viene fermato il tempo, vengono appunto rilevati i tempi ottenuti. Questo è l'arrivo delle varie imbarcazioni, Dino Zantelli chiude in 2:10:30, questo è il numero 11, l'avete visto inquadrato in questo momento, è un altro francese, Christian Bousquet, con la sua imbarcazione Yamaha. Qui questa è un'altra imbarcazione, il numero 19, proprio il secondo classificato. Un plauso va a Angelo Mario Fumagalli, che chiude in 2:50:37 all'ottima media di 125 km orari. Zantelli, abbiamo detto, vince in 2:10:30 a 163 km orari di media. Un plauso va a Pierangelo Orso, che con la sua moto d'acqua chiude il Rai Pavia Venezia in 3:07:50, pensate, a 114 km orari di media. Questo è il trasferimento da Volta Grimana sino alla Marina di Brondolo, che è nella Laguna Veneta. Sono 22 chilometri di veramente di navigazione tranquilla. Queste sono le varie conche che vengono passate, che noi siamo andati a scoprire per voi. La gara è finita, Volta Grimana, ora c'è il trasferimento dal fiume Po sino alla Laguna Veneta, sono 22 km, si passa per questi canali attraversando le cocche di Cavanella d'Adige che vedete qui alle mie spalle, Cavanella d'Adige a destra e Cavanella d'Adige a sinistra.
stanno arrivando le imbarcazioni al traguardo finale, che è la marina di Brondolo nella laguna veneta. Abbiamo detto della vittoria Zino Zantelli, per lui quindi ottavo sigillo. Zantelli, oltre alla Piave Venezia, si aggiudica anche la classifica della Coppa Montelera, 19.31 a 170 km orari, davanti all'inglese Robin Fox a 150 km orari. Per le moto d'acqua, dietro Orso, secondo cadet, terzo Massimo Ladu. Ma andiamo a sentire le interviste raccolte al termine della gara. È una grande soddisfazione per me personalmente, per tutto il mio team che mi segue, e anche perché quest'anno ci tenevamo molto a questa vittoria. Abbiamo cercato di prepararci nel migliore dei modi, andando alla ricerca dell'affidabilità e del massimo delle prestazioni. Purtroppo il fiume oggi non permetteva di poter viaggiare a delle velocità molto sostenute, a parte il primo tratto dove c'era sì carenza di acqua, ma perlomeno là il fiume era pulito. Sul secondo tratto abbiamo avuto dei grossi problemi anche con i detriti, quindi non era certo l'anno del record. Una bellissima gara. Sono contentissimo perché, tra virgolette, sarà l'ultima gara che io faccio, perché non posso più correre dall'anno prossimo, però è sempre bellissima. Io ne ho fatte un 6 o 7, veramente sono arrivato secondo assoluto. Complimenti per quelli che mi hanno aiutato e tutti quelli con me, tutto bene. La gara è stata bella, quest'anno è stata un po' più difficile, soprattutto nell'ultima tappa, perché prima la moto andava bene, andavo molto veloce, ho fatto punte da 128 km orari, che con una moto d'acqua è una cosa, una velocità molto molto forte. L'ultima tappa ho tirato su qualcosa nella pompa, la moto vibrava, non andava bene, e tutto un colpo ho dovuto fermarmi. Fortunatamente c'era una gru, l'ho tirata su, tolto quello che c'era dentro, l'ho tolto su della plastica, sono ripartito e insomma l'ho finita abbastanza bene. Vino Zantelli si aggiudica per l'ottava volta la Pavia Venezia, il raid motonautico più lungo al mondo, il raid motonautico più bello al mondo, che quest'anno nel 2011 ha compiuto la sua 60esima edizione. Abbiamo cercato di farvi vedere le bellezze di questa gara, di farvi vivere le emozioni di questa bellissima manifestazione. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Ringraziamo chi ha collaborato alla realizzazione di questo speciale, la motonautica di Pavia, Gianfranco Rannissenese per le riprese, Andrea Parini e Marco Roma e Andrea Foroni per il montaggio di questa bellissima puntata. E poi un ringraziamento va alla Federazione Italiana Motonautica, che ci supporta in tutte le nostre puntate di Blu Sport. Blu Sport è in onda tutte le settimane da aprile sino a novembre. Quest'anno nel 2011 Blu Sport è giunto alla sua 13esima edizione. Sul sito di Odeon potete rivedere questa puntata, potete vederla anche streaming nel sito di Odeon TV su Facebook, e potete avere anche maggiori informazioni sulle nostre produzioni televisive consultando il nostro sito, che è www.gto2000.it. In ogni caso, ci vediamo sempre la prossima settimana, vedremo tutte le gare della stagione della motonautica e di questa stagione 2011. Parleremo del grande sport di Odeon. Floriano Mamboni quindi vi saluta e vi ringrazio, e vi dà appuntamento sempre sulle frequenze Odeon TV alla prossima settimana. Ciao e arrivederci.